Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono Massimo, sono qui con mio figlio Federico. Ciao. Siamo qui perché in questo periodo in cui siamo costretti a rimanere in casa, in cui tutti ci fanno vedere a noi adulti come si possono fare degli esercizi da soli in casa, noi abbiamo pensato di farvi vedere che gli esercizi li possiamo fare anche insieme ai nostri figli, che così smaltiscono anche un po' di merendine che magari mangiano e riusciamo a divertirci un po' con loro. Avevamo pensato insieme a Fede di mettere insieme 8 esercizi, che ora vi faremo vedere, da mettere in sequenza lavorando 30 secondi sull'esercizio e 30 secondi di riposo per 8 minuti totali di lavoro e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Siamo pronti? Sì. Vai! Quello che vi serve è un tappetino. Se non ce l'avete, in alternativa, un semplicissimo asciugamano, va più che bene, e una sedia. Ora vedremo come utilizzarle. Cominciamo per ordine. Io vi farò vedere gli esercizi che poi Federico andrà a eseguire. Vi servirà, tenendo il tempo, un semplicissimo cronometro, ok, che farete partire quando inizierà l'allenamento, e basta. Siamo pronti, Fede? Sì. Allora, il primo esercizio da fare, attenzione, lo faccio vedere prima io, poi inizierai tu, è questo qua. Tecnicamente si chiama jumping jack, non gliene frega nessuno, l'importante è che lo fai per bene. Quindi, okay, per 30 secondi inizieremo così. Poi, quando Federico recupererà dopo i primi 30 secondi, vi farò vedere l'esercizio successivo. Siamo pronti? Sì. 3, 2, 1, via! Ecco, bisogna anche unire le braccia, un po' di più. Se lo facciamo un po' più veloce, diventa anche un po' più divertente e il cuore lo facciamo salire, è vero o no? Se lo vuoi fare, lo puoi fare anche te, Cicina. Se hai voglia di farlo, sei ferma lì. Abbiamo fatto già 20 secondi, ne mancano 5, Fede. Sì, ok. 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Secondo esercizio. Molto semplice, le flessioni. Chiaramente Federico non riesce a fare normalmente le flessioni. Ci riesce, ma lo facciamo vedere quelle un po' più semplificate. Allora, dai giù, Fede. Eccoli. In ginocchio, gambe piegate dietro, le braccia che vanno giù, le mani devono essere all'altezza delle spalle e si comincia così. 1, 2, 3. Pronto, Fede? Sì. 3, 2, 1, vai. 1, 2, vai. Sempre per 30 secondi, eh? Oh, ragazzi, queste sono delle indicazioni. Se uno al 20° secondo muore, si ferma, eh? Non è proprio obbligatorio farne 30. Io avevo pensato a 30, avere questo rapporto fra secondi di recupero. Dai, Fede, sei a quasi a metà, eh? A questo rapporto, perché magari i bambini poi si divertono a pensare di fare un po' di lavoro. Se poi morite, Fede, se sei cotto, ti puoi anche fermare, non fare il fenomeno, perché se poi muori prima, fai figuracce. 3, 2, 1, ok! E questo è andato, Fede. Bene, qui ci sono 30 secondi di recupero. Adesso il prossimo esercizio sono degli addominali, che a dire la verità l'abbiamo un po' modificata, anzi l'ha modificato lui, l'esercizio, perché poi ci sta anche che secondo me i bambini all'interno di questi schemi si possono inventare un po' di esercizi. Fagli vedere quello che hai pensato per gli addominali, primo esercizio per gli addominali, come funziona. Quindi gambe piegate, si parte un semplice crunch, poi si torna su, hop, e si salta e si battono le mani, ok? L'hai fatto vedere te. Siamo pronti? Sì. 3, 2, 1, vai! Questo tecnicamente è un po' più faticoso, perché i bambini hanno bisogno, secondo me, anche di muoversi un po' di più. Sono sempre costretti a stare in casa, fanno fatica a muoversi, in pochi hanno il giardino, quindi per potersi muovere un po', quindi fare un po' di attività, anche un po' più, che alza un po' i battiti del cuore, secondo me fa bene. Fede, 3 secondi, 2, 1, ok, stop. Ora si recupera, adesso facciamo un bel esercizio per le gambe. Un esercizio di squat, semplicissimo. Si parte con le mani sui fianchi, dritti. Quando ci si piega, le braccia vanno avanti, come un pendolo. Quindi facciamo 1, 2, lo facciamo vedere anche di lato, di 1, 2. Cerchiamo di sederci come se ci fosse una sedia, che in realtà non c'è la sedia. E si va così. Ok, Fede? Ok. È chiaro? Pronti? Vai! 1, ok. Qui bisogna stare attenti a non mandare le ginocchia, che lui lo sta facendo bene, a non mandare le ginocchia un po' troppo sparate all'esterno, perché se poi ci si fa male. Tu invece di parlare, vieni, fai vedere che lo sai fare anche te. Vieni,
Muoviti, vieni qui. Dai, te lo puoi fare anche te. Dai, su. Mettiti così, forza, girati. Vai, anche te. Hop. Uno. Due. Bravo. Vedi che si può fare. Hop. A tutte le angolazioni. Tre. Fede, mancano 5 secondi. 4. Dai, Angel, anche te. Dopo, sfocco lo ciotto. Forza. 2, 1. Ok. Stop. E questa l'abbiamo finito. Ora, adesso questo lo fai anche te. Questo lo fai anche te. Prossimo esercizio, sempre per far allenare un po' il cuore, sono degli skip, quindi a ginocchia alte. Ok, Fede? Ok. Oh, ci c'hai capito anche te? Quindi ginocchia alte, il più possibile alte. Hop, 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 hop. Le braccia seguono il ritmo delle gambe. Mancano 5 secondi di recupero, Fede, mi raccomando. Angie, attenta, Sei pronta? Sì. Dai, 3, 2, 1, via! Non partite a razzo, sennò dopo 5 secondi siete morti. Ragazzi, la regola è sempre quella, Se al 20° secondo siete morti, dovete fare una pausa e ripartire. Non è obbligatorio, ci sono delle indicazioni, poi ognuno le interpreta come vuole. Forza! Forza! Vamos, che manca 5 secondi. Se uno ce l'ha adesso si può un po' accelerare, Angelica. Si può un po' accelerare se ci riusciamo. 3, 2, 1, ok. Bravo. Bravo, bravo. Ora ci spostiamo verso. Aspetta, adesso con calma, Recuperiamo, io ve lo faccio vedere. No, questo mi serve adesso. Se c'è la sedia, faccio adesso. Allora, ci si mette qui. Allora, quelli che si sentono fortissimi possono fare questo esercizio con le gambe dritte e ci si piega così. Si piega sulla sedia. Quelli che sono un po' fermi, bisogna farlo così. Quindi bisogna farlo a gambe piegate. Si fa sempre lo stesso esercizio, però. Con le gambe piegate, ok? Non facciamo i fenomeni, perché nessuno qui deve diventare forzuto. Bisogna solo cercare di divertirsi e far muovere un po' sti bambini. Forza anche te, ciccia. 3, 2, 1, via! Ok. Non la faccio più. Al secondo non ce la fai più! Vai, forza! Tutti sti muscoli, guardali! Tutti questi muscoli che hai. Va bene. Fede, mancano 10 secondi. Qui dovresti usare solo le braccia, così usi anche un po' le gambe. In teoria bisogna solo un esercizio per le braccia. Quindi le braccia dovrebbero faticare. 3, 2, 1, ok. Recuperiamo, bravissimi. Mancano due esercizi. Il penultimo esercizio lo facciamo ancora con gli addominali. Ve lo faccio vedere io prima di tutto. Fede, vieni qua. Allora. Palmo delle mani a terra, la schiena appoggiata a terra e lo sguardo in alto, si piegano le gambe, si incrociano i piedi, si fa un movimento che ti fa alzare le gambe poco poco, non c'è bisogno di farlo esagerato, piano piano, è importante fare questo movimento qui, ok Fede, con calma, sempre con calma, sei pronto? 3, 2, 1, vai, ok, vai Angie, forza. Anche te, così perfetto, Fede, bravo. Importante, le braccia sono giù, anzi se riuscite un po' anche a spingere col palmo delle mani giù vi aiuta, la testa sta su, anche se adesso è un po' duro, però si può fare, piega le gambine, il palmo delle mani giù, guarda come ha fatto fratello, che bravo, la testa giù e guarda in alto, ok, il sedere possibilmente va un po' alzato perché se non lo alzi non senti niente, bravo Fede, anche troppo Fede, un po' di meno, 3, 2, 1, stops. Passami qua. Gorso d'acqua ce la fai a resistere 30 sì. Secondi, che è l'ultimo esercizio, poi abbiamo finito. Allora, l'ultimo esercizio c'è ancora la sedia, torniamo alla sedia. Qui potete scegliere due versioni per l'ultimo esercizio. O si può saltare sulla sedia, Fede prego far vedere. Saltare sulla sedia e scendere, prima con un piede e poi con un altro. O se no, si può scendere con un piede, salire con un piede, hop, e scendere. No, e scendere anche senza saltare. Vai, sali. Uno e scendi con la stessa gamba, poi sali con l'altra. Scendi, poi risali con la destra. Destra, sinistra, destra, sinistra. Sinistra, destra, sì. Ok, ok? Le scegliete voi. Federico quindi lo farà saltando e tu lo farai così. Mi raccomando, questo va fatto in sicurezza. Non facciamo che facciamo i fenomeni e caschiamo, Magari noi genitori siamo qui dietro. E gli teniamo le sedie prima che ci caschi una faccia in avanti e ci spacchino i denti. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Ok, bravissimo.
Le mani in bocca non sono concesse in questo esercizio, ok? Qui bisogna sempre ricordarsi di scendere anche, volendo, se vogliamo fare i perfettini, di scendere prima con una gamba e poi con un'altra. Sarebbe anche perfetto. Angie, sei convinta di questo esercizio? Sì. E l'ultimo. E poi siete quasi alla fine, adesso Fede potrà anche bene, mancano 3, 2, 1. Ok, ok, venite qua. Allora, questo è durato più o meno, l'abbiamo fatto durare 8 minuti. È chiaro che se ci mettiamo a farlo per 3 o 4 volte, diventa un buon 25-30 minuti di lavoro con i nostri figli, che adesso vedi, hanno fatto, soprattutto Ruth, che lei è arrivata un po' tardi, una bella sudatina. Adesso sono contenti, volendo glielo possiamo far rifare. Chiaramente noi avevamo pensato questi 30 secondi, potete farlo di 20 secondi, scegliete voi, però almeno abbiamo passato un po' di tempo in modo costruttivo con i nostri figli, che spero sia divertito. Sì, molto. Angelica? Sei divertita? A me fatti due, la prossima volta mi fai. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.